Il quinto concorso sulle note della fortuna, organizzato dall'Associazione Tra le Note, torna il 2 e 3 giugno nella città di Fano. Si tratta di un concorso canoro nazionale per cori delle scuole primarie che, dopo aver presentato un brano inedito, sono state selezionate da una giuria qualificata che quest'anno è formata da Marco Pacassoni, Francesco Gazzè, Paolo De Lorenzi, Marco Ferretti e Katia Amati. L'appuntamento si svolgerà all'interno del Politeama di Fano e i quattro cori saranno accompagnati dall'Orchestra Masini di Forlì del Centro Diego Fabbri. Ci sono quattro cori già vincitori perché abbiamo fatto una selezione serratissima e quindi sono risultati vincitori quattro cori che provengono da Genova, Busca, Piacenza e Dulcis in Fundo, anche un coro di Fano della Scuola del Porto, Istituto Comprensivo Gandiglio. E siamo molto felici perché abbiamo circa 250 ragazzi che canteranno accompagnati dai loro genitori, una grande promozione anche per la città di Fano. Abbiamo avuto il sostegno delle istituzioni. Il concorso si svolgerà in due giorni. Il primo giorno, venerdì, ci saranno le prove con l'orchestra, perché i cori saranno forse l'unico concorso in Italia accompagnati da un'orchestra di 20 elementi diretti dal maestro Fausto Fiorentini, che accompagneranno i cori che presenteranno dei brani inediti, per cui c'è stato un lavoro anche di cantautorato che ha coinvolto personaggi anche fanesi come il nostro Luca Vagnini. La domenica ci sarà la manifestazione vera e propria presentata da Davide Cecchini, appunto con l'accompagnamento dell'orchestra, che vorrà vedere anche il vincitore del premio speciale dedicato al miglior testo e anche alla migliore interpretazione corale e alla miglior performance. I cori risultano tutti e quattro vincitori perché sono stati selezionati tra un parterre numeroso di cori e abbiamo selezionato tramite giuria quattro cori vincitori che quindi accedono direttamente alla vincita, che è una borsa di studio di 700 euro che dovranno reimpegnare per condurre o proseguire i progetti corali di cui fanno parte. I posti sono esauriti, ma per assistere all'evento sarà possibile collegarsi tramite il canale YouTube dell'Associazione Tra le Note di Fano.